Sicuramente l'ambiente è sereno, abbiamo raggiunto l'obiettivo, quello più importante, che era la salvezza, che se ripensiamo un mese fa avevamo gli stessi punti della Fermana quando abbiamo fatto lo scontro diretto, quindi ci siamo un po' allontanati e è arrivata la matematica già a 2 giornate dalla fine, quindi abbiamo fatto un bel percorso e devo veramente fare i complimenti alla squadra, allo staff e a tutta la società perché anche nei momenti di difficoltà siamo riusciti a compattarci e questo può sembrare semplice, ma ti assicuro che non lo è. E quindi niente, sono molto felice del percorso che ho fatto da quando sono arrivato qui a gennaio. Ci teniamo a fare bella figura. Sappiamo che è una partita difficile e poi è difficile, però comunque c'è ancora quel barlume di speranza di fare i playoff e noi ce la metteremo tutta per riuscire. Sarebbe una bella impresa che, perché no? Tutto, nel calcio tutto può succedere, quindi ce la metteremo tutta. Allora, sono arrivato qua dove sapevo che qualcosa comunque non stava funzionando nella maniera migliore, perché comunque si arrivava da un periodo brutto, il peggiore per il Teramo, dove si perdevano partite per 3-4-0. Però comunque in un secondo momento sapevo pure che era una squadra fatta con dei valori e c'erano anche giocatori e soprattutto lo staff che comunque lavorava bene. E non ci ho pensato 2 volte a venire qua e fare la scelta di venire nel Teramo. Poi col passare dei mesi ci siamo compattati e siamo riusciti a fare gruppo e sono venuti i risultati che sono frutti del lavoro svolto con il mister tutti i giorni, sia nei momenti positivi che nei momenti soprattutto negativi, quando poi abbiamo sempre reagito alla grande, che poi è stato quello che ha fatto la differenza, il saper reagire quando, dopo una sconfitta. Io ho ancora 2 anni di contratto con la Fermana, sono in prestito qua, quindi tutto dipende anche dai play-out della Fermana e quindi ancora il mio destino è incerto, dipende anche da altri fattori. Ci sono anche altre partite dove abbiamo anche la vittoria a Viterbo, secondo me è stata fondamentale perché comunque hai guadagnato 3 punti sulla Viterbese in un momento dove loro stavano facendo punti e si stavano avvicinando. Quindi ci metto anche quella di Fermo, ma ci metto anche quella di Viterbo, secondo me sono le due fondamentali.